Eccoci con Ugo Belisai, uno dei partecipanti alla 3D League e tra l'altro la sua prima partecipazione a questa competizione di trading. Quindi, e Esatto. per prima cosa, buongiorno Ugo e benvenuto. Buongiorno, grazie. E soprattutto ci faceva piacere capire un pochino qual è il tuo trading, quando hai iniziato, su che strumenti operi e in che time frame, intraday, multiday, entrambi. Sì, ho iniziato a tradare 10 anni fa, dopodiché nel tempo ho approfondito quella che è l'analisi ciclica, di conseguenza il trading con metodo ciclico. Gli strumenti su cui opero quotidianamente, soprattutto intraday, sono i future sul mercato europeo come Eurostoxx, DAX, Bund e mini S&P 500 per quanto riguarda il mercato americano. Anche se ultimamente ho inserito un nuovo strumento che è il futures sugli stocks. Ah, ok, quindi prevalentemente quindi future, non tanto CFD valute o singole No, azioni. sempre futures. Ok. Sì, opero tutti i giorni intraday, raramente multiday, ma sempre utilizzando futures. Ok, e a livello di multiday eventualmente hai anche una operatività separata per l'investimento o fai esclusivamente trading? Sì, diciamo che a volte se i cicli me lo consentono potrei tenere delle operazioni multiday sempre con futures, ma non vanno mai oltre i 3 giorni. Ok, quindi veramente e prevalentemente intraday. Ti chiedo questo perché, come sai, la competizione dura una settimana. Da lunedì a giovedì lavoreremo con la possibilità di fare anche multiday, ma se fai intraday va benissimo. E poi venerdì, l'ultima giornata dove invece i trader competono in poco tempo esclusivamente intraday. Tu modificherai in qualche modo le tue strategie tecniche di trading in ottica competizione o più o meno farai quello che fai sempre a prescindere dall'andamento della competizione? Penso di fare quello che faccio sempre, non credo di cambiare strategie, utilizzo sempre i soliti strumenti e la solita operatività intraday, non penso di modificarla visto che i giorni di trading sono così serrati, diciamo che non la velocizzerò, faccio quello che Okay. faccio sempre, tutti i giorni, stessa operatività. Sì, che poi è una delle cose belle della 3D League, e proprio per questo si svolge su una settimana, perché non vuole impattare tanto su quella che è l'operatività, ma riflettere la realtà. Altre competizioni, magari che durano un giorno solo, è chiaro che ti costringono a operare in modo magari un po' differente proprio in ottica di gara. Senti, allora, noi ti aspettiamo settimana prossima, saremo insieme appunto per tutta la settimana, le persone potranno seguire tutti i tuoi trade insieme a quelli degli altri partecipanti in tempo reale sul sito della 3D League e poi venerdì ci sarà appunto la diretta stream con la prova intraday. Quindi grazie mille per questa intervista e a settimana prossima. Grazie a voi, a settimana prossima. Grazie, ciao. Grazie.